Bottiglia d'acqua lanciata contro Sarkozy. Questa mattina uno studente ha lanciato una bottiglia di plastica al presidente Sarkozy, ma un agente della scorta riesce a bloccare in tempo l'oggetto, così da lasciare il presidente illeso. L'episodio è avvenuto in un istituto scolastico di Beauvais, nella regione dell'Oise, all'arrivo del capo di Stato, poco prima delle 10:30, nel cortile del liceo Charles Foucault. Durante l'intervento, il presidente dell'Eliseo ha fatto il punto su criminalità, violenze scolastiche e assenteismo. All'incontro hanno partecipato professori, presidi ed il direttore regionale per la sicurezza. Circa un mese fa, Sarkozy aveva annunciato che gli assegni familiari saranno sospesi sistematicamente in caso di assenteismo scolastico ingiustificato e ripetuto.